Profetizzare è possibile attraverso anche il modo indiretto come questo che io vi mostro. Una mia affermazione finita sulla stampa quando io non avrei voluto. Questa lettera che io avevo consegnato al sindaco era un atto privato che non doveva assolutamente finire in prima pagina di un giornale con questa espressione. Bene, chiarito in primo luogo che io sono veramente un messia. Un messia di chi? Beh, un messia, lo possiamo vedere, del Papa, perché quando il Papa invita i filosofi affinché trovino ogni coraggio per non profetizzare, per non filosofeggiare in modo tenue, ma per avere il coraggio della propria immaginazione, e li invitano a ritornare sui classici temi della filosofia, quella iniziale che era volta a trovare i perché, quelli fondamentali, e li invita a trovare le ragioni di Gesù Cristo. Beh, è il Papa, il vicario di Cristo, che invita, invia, manda un messo, un messia. Io sono divenuto messia del Papa. E sono stato l'unico che si sia mosso tra i filosofi per eseguire quello che diceva il Papa, trovando proprio quella passione, quell'ansia per la ricerca, quella capacità di soffrire che lui spingeva, invitava, sollecitava nei filosofi, come potete vedere nell'articolo, nel punto 56 della sua enciclica Fides et Ratio, che è chiarissimo. Ecco, vedete, quando succede questo, io sono veramente un messia. Adesso si tratta di vedere però se io ho centrato o no il punto concreto. Un messia può essere mandato, ma poi può essere un messia che non svolge bene il suo compito. Io il mio compito l'ho svolto bene oppure no? Assolutamente l'ho svolto bene, perché ho attuato con la ragione le stesse intenzioni, le stesse affermazioni di Gesù Cristo, dimostrando che la morte appare, ma non è vera, perché è semplicemente una conversione della nostra esperienza. Io ho dimostrato che, poiché noi vediamo per reazione, essendo relativi, non primari, relativi alla vera azione. La vera azione ha il verso contrario a quello della reazione. Ora, se noi come reazione stiamo andando verso il futuro, l'azione viene dal futuro. Il nostro apparente provenire dal passato è una balla bella e buona, perché la nostra reazione all'azione che viene dal futuro è una reazione a un verso che proviene dal futuro. Di conseguenza la nostra vita che va verso il futuro proviene dal futuro e non dal passato. Casomai sta andando verso il passato. Così facendo, dimostrando che noi stiamo venendo dal futuro, significa che abbiamo già oltrepassato il punto della morte. Ma non ci risulta ancora, non possiamo ancora vederlo. Perché? Perché lo stiamo vedendo nel modo materiale, mentre invece noi veniamo dal futuro nel modo spirituale. Per cui, come cosa concreta e vera, io ho attuato quella vittoria contro la morte, che era proprio la cosa che doveva fare Gesù alla fine del tempo, quando sarebbe ritornato. L'ho attuata nello stesso modo con cui lui ha vinto Roma. L'ha vinta nelle conseguenze delle conseguenze. I suoi gesti non erano fatti per vincere Roma, ma l'hanno vinta. Allo stesso modo
i miei gesti non sono fatti per sconfiggere la morte e non fare più morire, ma per vincerla alla fine. Perché quando ciascuno di noi è andato, ritornato alla morte e ritornato su questo punto di presente, scoprirà di averlo già visto, allora si renderà conto della verità delle mie parole e dirà: era un vero profeta. Ecco, ma al di là di questo, la verifica sta per accadere il 14 prossimo, imminente, tra 5 giorni, perché io ho profetizzato che dalla lettura di tutti gli avvenimenti è coerente a questa lettura profetica la vittoria del Super Enalotto da parte di questo messia che ha interpretato il Super Enalotto come chi aiuta Dio, perché fu un super Lot che aiutò i tre messi di Dio a Sodoma, quando era il momento di vedere se bisognava distruggere o no il mondo, come è il momento di ora, in cui ci si deve chiedere veramente se nei tempi moderni l'uomo e la vita sulla terra, con questo famoso 22 dicembre del calendario Maya del 2012 che voi tutti conoscete, siamo alla fine di un percorso di una Sodoma, di un mondo pervertito da distruggere o da salvare. Ci sono questi 10 che consentono a Dio di salvare il mondo, oppure il mondo deve essere incenerito come a Sodoma? Ebbene, in aiuto a tutto ciò sono stato mandato proprio io come personaggio per dare voce a Dio ed essere un vero profeta di Dio. Ebbene, come vedete scritto, questa era una lettera inviata al sindaco. Non era mia intenzione che fosse pubblicata. Ma è stato il destino questa volta a volere che io mi esprimessi in modo profetico agli occhi di tutti i saronnesi. Io lo avevo comunicato solamente al sindaco, dicendogli: mi ha mandato il Santo Padre in cerca di ragioni trascendenti che sono quelle di Gesù Cristo. Però guardate come sono stato trattato a Cogliate. Sono stato cacciato dal vostro comune come un povero Cristo. Beh, aspettatevi che Dio reagisca. Aspettatevi la SARS, però io pregherò per evitarla. E pregai e finii per pagare solo io.